Come raccontare 150 anni di storia di un'italiana nel mondo? Partendo da un viaggio e da uno sguardo. Quello di Giovanni Battista Pirelli. Nei suoi occhi, l'entusiasmo di chi immagina un futuro pieno di opportunità. Quando fonda Pirelli nel 1872, ha 23 anni. Ed è determinato a sfruttare le potenzialità di un materiale nuovo, il caucciù. Le prime commesse non tardano ad arrivare in un settore in grande espansione, come quello dell'energia e delle telecomunicazioni, che chiede cavi per le sue reti. I prodotti Pirelli sono fatti per connettere luoghi lontani, accorciare le distanze, condividere saperi ed esperienze. Connessioni che trasformano la geografia del mondo e rivelano da subito la vocazione internazionale dell'azienda. Seguendo l'evoluzione della mobilità, la produzione si amplia a coperture per carri e biciclette e a seguire a quelle per auto. Nasce l'era dei pneumatici. La plasticità della gomma si adatta agli usi più diversi e sono moltissimi i prodotti che entrano nelle abitudini dei consumatori. La passione d'impresa di Giovanni Battista è la stessa che 20 anni dopo guida le scelte dei figli Piero e Alberto. È proprio Alberto a formarsi tra le foreste brasiliane di caucciù e i grattacieli di New York. È qui che nasce un logo iconico. Nei resoconti dei suoi viaggi, l'entusiasmo di una moderna start-up. Pirelli approda nel Novecento aprendo stabilimenti in Spagna, Inghilterra, Argentina, Brasile e diventando di casa in ogni paese. La sua fama si afferma anche grazie ai successi nelle prime gare motoristiche, che l'associano da subito alle prestazioni sportive. All'inizio del Novecento, lo stabilimento della Bicocca affianca quello originario di via Ponte Seveso, una fabbrica di pneumatici, ma soprattutto, ancora oggi, il cuore dell'azienda. Attorno all'impianto, negli anni Ottanta, prenderà vita un nuovo quartiere di Milano. Spazi universitari, centri di ricerca e l'headquarter mondiale di Pirelli, oggi trasformato in un campus aziendale dove si trova anche la Fondazione Pirelli, custode della memoria attraverso documenti, reperti, testimonianze. Il quartiere ospita inoltre il Pirelli Hangar Bicocca, luogo aperto alla città dedicato all'arte contemporanea e alla cultura. Nella stessa area dove era stato costruito il primo stabilimento, negli anni 60 viene innalzato il grattacielo Pirelli, che oggi ospita il Consiglio regionale della Lombardia. La sua costruzione è un messaggio di ottimismo al mondo in un periodo nel quale ogni traguardo appare possibile. Sono gli anni di Leopoldo Pirelli, che punta su innovazione e performance, lanciando il cinturato con il quale si introduce la struttura radiale, segnando così il passaggio alla mobilità di massa tra gli anni 50 e 60. Per un'impresa che fin dalla sua nascita rappresenta un'avanguardia industriale, è naturale esprimersi con le forme di un'altra avanguardia, quella artistica e culturale. Nasce la rivista Pirelli, con la quale l'azienda alimenta il dialogo con i più grandi intellettuali, Ungaretti, Eco, Vittorini. Un dialogo che non si è mai interrotto, grazie al testimone raccolto oggi dal magazine World. Pirelli si confronta con tutte le arti, dalla letteratura a quelle visive. Negli anni 60 dà vita al calendario, una ricerca sull'estetica, il costume e le loro trasformazioni, attraverso lo sguardo dei fotografi più famosi. Una ricerca che è viva e presente ancora oggi. Le sue campagne pubblicitarie si imprimono nel ricordo, superano la dimensione del prodotto per trasmettere una nuova visione. La potenza è nulla senza controllo. Una nuova visione e una nuova guida, quella di Marco Tronchetti Provera, che imprime all'azienda una svolta. Archiviati i precedenti tentativi di integrazione con altri produttori internazionali che non erano andati a buon fine, con la sua gestione viene avviato un vero e proprio turnaround. Razionalizzazione della presenza produttiva,
innovazione di processo e prodotti ad alte prestazioni. Grazie a una costante spinta sulla tecnologia, danno all'azienda un nuovo slancio a livello internazionale. Forte dell'esperienza nel settore cavi e fibre ottiche, Pirelli si lancia in un nuovo progetto legato alle telecomunicazioni. Ma l'intuizione di integrare reti e contenuti per i primi anni 2000 del tutto innovativa viene bloccata da ingerenze politiche. Pirelli torna a concentrarsi sui pneumatici, sul loro contenuto di tecnologia e performance e su un'attività di ricerca e sviluppo messa alla prova anche nelle più impegnative sfide del motorsport, a cominciare dalla Formula 1, un laboratorio su pista che contribuisce allo sviluppo dei pneumatici stradali. Una tradizione che risale al 1907, quando Scipione Borghese e Luigi Barzini vincono la Pechino-Parigi a bordo di un'Itala gommata Pirelli. La storia sportiva di Pirelli da allora non si è più fermata. Sport, performance, potenza, controllo e sicurezza. Con l'ingresso di soci internazionali che fanno da ponte verso nuovi mercati, Pirelli si concentra sull'alto di gamma e sui pneumatici consumer. Non solo gomme per auto e moto, le nuove forme di mobilità riportano sul mercato anche quei pneumatici per bici che per primi erano usciti dalle sue fabbriche. Un'intera gamma di prodotti high value pensati per le case auto più prestigiose e che valgono all'azienda posizioni di leadership nei segmenti più alti del mercato. E oggi come arriva Pirelli al traguardo dei 150 anni? Con modelli predittivi che sfruttano i big data, simulatori che ricreano le condizioni reali accelerando i tempi di sviluppo di prodotti sempre più evoluti, sensori che fanno dialogare la vettura con la strada per offrire più sicurezza e più servizi, pneumatici specifici per valorizzare le caratteristiche delle auto elettriche, 18 stabilimenti sparsi in 12 paesi del mondo e un modello di industria 4.0 che si avvale della digitalizzazione del processo produttivo e che ha il suo paradigma nell'impianto di Settimo Torinese. E un dialogo tra industria e arte portando la musica nelle fabbriche e trasformando bilanci annuali in racconti che vanno oltre i numeri, affidati a scrittori e artisti internazionali. Con un calendario 2022 on the road, come Pirelli. Innovando nello sport con nuove gomme per la Formula 1, ora più simili a quelle stradali. Partnership sportive che dalle competizioni motoristiche si estendono a molte altre discipline, dal calcio allo sci, fino ai 50 nodi dei campi di regata. Con una strategia di sviluppo sostenibile che mette al centro la persona e guida tutte le dimensioni aziendali. Processi, prodotti, servizi. Pensati già per muoversi nel futuro. E con i 30.000 sguardi di chi lavora in Pirelli, che è parte ogni giorno della sua storia.